Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 125 col casino di sottofondo su Arma 3 Battle Royale, una mod che va molto di moda. In pratica consiste nel venire trasportati in aria. Ecco, adesso tutto sto casino, madonna il casino. Comunque, vi dicevo, cerchiamo di allontanarci un po' dal casino, se ci rimette qua in mezzo. E qua dove c'è sto tizio c'è una smorta. Comunque, perché lui può stare là? Madonna, adesso mi segnalano il video per il copia della musica. Vabbè, comunque, l'obiettivo della mod è sopravvivere a tutti i player che vengono catapultati sull'isola. Scusate il casino. E allora, come vi dicevo, l'obiettivo è resistere alle ondate, non alle ondate ma ai nemici che sono con noi su questo aereo. Non abbiamo nulla in mano e il nostro obiettivo è trovare un'arma, del bestiario buono, proiettili, e su 36 persone essere l'ultimo a morire o per uccidere tutti gli altri. Adesso avremo paracadutati in acqua sul terreno, vedete, si apre il portellone. Di solito io mi vado un po' isolato rispetto agli altri, ma adesso, visto che è un video che faccio con voi e non ho una tattica, di solito c'ho la tattica di andarmi un po' a imboscare lontano dal casino generale, invece quello di andare proprio nel casino. Quindi eccoci, andiamo giù veloci. Ah, che casino. Piove anche su stisa. Ecco, lascia la base militare. Watch your landing speed. Oddio, questo vuole fare la gara con me. Aprilo! No, quello non fa nessuna gara. Sì. Dai, dobbiamo arrivare prima di lui lì. Il primo che arriva lì a trovare l'arma ha vinto. Rallenta! Dai, corri! Perché il mio personaggio non corre? Ok, tu vai in quella casa e vado qui. Sì! Prendi Sting! Veloce! Prendilo! Perché non hai preso i colpi? È lì! Prendilo! Caricatore! Inventario! Gillette verde! Prendilo, andiamo al piano di sopra, veloce. Mi sa che mi sono fatto malissimo nell'atterraggio. Non lo sai, non me lo fa. L'RCO. Minchia, l'RCO. Aia. Aia. Sì, mi sono fatto malissimo da terra, meno male che non sono morto. Prendiamo lo zaino e leviamoci dal cazzo. Eccolo là, sono in due. Dai, l'ho preso e non è morto. Fa schifo sto fucile. Muori. E uno l'abbiamo ucciso. Non aveva nulla, mi sa. No. Ci aveva tolto il stand suppressor, vabbè. Abbiamo 17 colpi. Io direi caviamoci dal cazzo. Guardando dietro, perché è da dietro che ci spara.
Caviamoci da... Oh, c'è uno là. Andiamo a seguirlo. Minchia, non l'ho preso una volta. Fanculo, è troppo lontano. Starma mi va malissimo. Quanti colpi ho di sta merda? 10 colpi, merda. Oh. Quello era un M16. Ho perso di vista il mio amico nutelloso, ho perso di vista. Adesso lui c'ha una pistolina di merda, non l'ho più visto, mi ha fatto andare avanti, mi ha fottuto. Ehi! Orco! Andiamo nel casino, dai, andiamo nel casino, tanto mai abbiamo fatto la nostra kill, l'abbiamo fatta, se anche moriamo così. E comunque dopo un po' tipo il cerchio, se no non finisce mai, se no finché non si trovano. Il cerchio dove bisogna combattere rimane sempre più stretto. In teoria c'ho anche il mirino ACOG. Esatto, sì, ma fa schifo sto mirino ACOG perché ha il puntino che è minuscolo. Sulla torre. Sette morti. Ok, andiamo dov'è? Oh, lì c'è il bimbo nutelloso, è lui! È il bimbo nutelloso! Bombing zone dove cazzo è? Lo spero non più vicino. Wow! Oh, eccolo là, l'ho visto! Ho visto la canna del fucile. E il bimbo nutelloso ha fatto la cazzata di salire. Aia, dai! Lui aveva un M16, fanculo. Vabbè. Comunque questo più o meno è in sorta Battle Royale. Come non giocare a una Battle Royale? Perché io una volta trovato un'arma sarei dovuto darmi la gamba. Comunque sarei dovuto avanzare in quel cassonetto lì. Lì avevo molta più copertura rispetto a qua che ero ricoperto. Però pensavo di averlo beccato con un colpo di sta merda. Purtroppo lui aveva un M16 o qualcosa del genere. Beh, ne abbiamo ucciso uno, abbiamo visto parecchia gente. Mirare non è il mio forte comunque, quindi... C'è di meglio. Spero vi sia comunque piaciuto. Questo farà parte di uno dei gameplay random che farò così. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao!